ragazze, bentornate sul canale. Inizia una serie di video tutti dedicati alla skincare routine, che sto utilizzando da qualche mese a questa parte, quindi la mia corrente skincare routine. Invece di farvi un video da 40 minuti, ho deciso di dividere in puntate tutta la mia skincare routine, quindi ogni video sarà avrà come focus un particolare prodotto. Iniziamo subito con lo struccaggio, quindi tutti i prodotti che utilizzo la sera per struccarmi, seguirà la detersione, il tonico, il contorno occhi, il siero, la crema giorno, la crema notte e scrub e maschere. Vi parlo però un attimo del mio tipo di pelle, perché magari la maggior parte di voi mi conosce, mi segue da un po', quindi sa più o meno qual è il mio tipo di pelle, magari capita qualcuno che non mi conosce, quindi vi faccio una panoramica. Allora, io ho un tipo di pelle misto, che nei mesi più caldi è misto barra grasso, nei mesi più freschi è una pelle da normale a mista. Non ho una pelle fortunata, nel senso che è una pelle sicuramente molto curata, che curo da tantissimi anni. Cioè io ho iniziato forse a 16 anni ad utilizzare una skincare routine e quindi continuo da quegli anni, da quel giorno ad oggi, a curarmi la pelle. Se io lasciassi la mia pelle allo stato brado, vi assicuro, credetemi, che sarebbe una pelle impura, insomma, texturizzata, quindi sarebbe una pelle molto più problematica di quanto invece una pelle comunque misto, grassa, in estate, già di suo è non bella, sicuramente non bella. Una pelle comunque che si texturizza molto, una pelle spessa, avrei molte impurità che già tengo a bada. Infatti oggi dovevo fare il video sulla skincare routine, non mi è venuto il brufolo, però ce lo teniamo. E quindi per quello che io sto molto molto attenta, mi rendo conto anche che se non sono ligia per un tot di sere, per un tot di giorni, comunque poi vedo che sto lasciando andare. Quindi io sono molto costante, mi piace essere costante nella skincare, mi piace prendermi il tempo per struccarmi la sera, io mi chiudo in bagno, per me è proprio un momento di decompressione, un momento di relax. Mi piace fare le maschere, scrubbare la pelle, provare prodotti nuovi, studiare una skincare adatta alle esigenze del momento della mia pelle, quindi per me è proprio una passione e se vedete tanti prodotti è anche per quello. Iniziamo appunto dallo struccaggio, quindi dal momento serale. Il momento in cui entro nel bagno, sono truccata, io riesco ancora a truccarmi con il fondotinta, nonostante questi caldi giorni e queste calde temperature, riesco ancora a truccarmi. Quindi la sera arrivo che ho comunque una base fatta, a volte ho gli ombretti, a volte no, comunque generalmente il 98% delle volte ho anche il mascara, quindi devo struccarmi completamente. I primi prodotti che vi faccio vedere sono appunto le acque micellari. Io sono molto fan dell'acqua micellare, non da usare da sola per sempre, no, però per rimuovere, tra virgolette, passatemi il termine, il grosso del trucco, e la utilizzo spesso anche sugli occhi a fasi alterne. In questo particolare periodo non ho struccanti occhi bifasici, nonostante appunto li abbia utilizzati e li utilizzi, cioè non escludo di utilizzarli in futuro correntemente nella skincare routine. In questo periodo non li ho, per una serie di circostanze e casi fortuiti. L'ho finito, ho visto che comunque l'acqua micellare che stavo utilizzando struccava perfettamente anche gli occhi, quindi non l'ho ricomprato. L'acqua micellare che sto utilizzando e sto finendo è questa qui. Il brand si chiama Neogen Dermalogy ed è praticamente un'acqua micellare che all'interno ha delle foglie di calendula. Siamo su una fascia prezzo più o meno di circa 20 euro e la trovate su Amazon. Sicuramente non è fra le acque micellari più economiche che ci sono sul mercato, che utilizzo e che amo tantissimo anch'io, che vi faccio vedere subito dopo, però è un'acqua micellare molto molto valida. Strucca perfettamente anche gli occhi. E quindi io prendo il mio dischetto di cotone organico riutilizzabile, metto un po' di prodotto, strucco bene gli occhi, un altro dischetto, passo e tolgo il grosso del trucco, del make up che ho sul viso. L'unica accortezza che noto io di dover avere con questa acqua micellare è di non bagnare troppo il dischetto. Se c'è troppo prodotto sugli occhi può leggermente bruciare, se mettete la quantità giusta no,
sono 300 ml, quindi comunque la bottiglia è abbastanza grande, insomma un bel formato. La cosa che mi piace moltissimo di questa acqua micellare è la presenza appunto delle foglie di calendula. Io sono molto fan della calendula come ingrediente nella skincare, perché comunque ha un'azione lenitiva, antiarrossamento, calmante appunto dei rossori, quindi è un ingrediente che a me piace moltissimo. In alternativa a questa che sta finendo, io ho già pronto il backup. Il backup è un prodotto che mi avete già visto utilizzare, di cui vi ho parlato già, ed è una delle altre mie acque preferite micellari, ed è questa di Jouer. Classica, fa una sola acqua micellare, che è questa, alla peonia. Anche qui, perfetta, non brucia, strucca benissimo gli occhi, strucca benissimo il viso, è sempre una di quelle che ho di scorta, infatti ce l'avevo già di scorta pronta all'uso quando appunto finirò del tutto quella. L'altra acqua micellare che a giro ho sempre è questa di Garnier, la classica, col tappo rosa, l'acqua micellare tutto in uno. Questo è il mini formato da viaggio da 100 ml che avevo trovato la prima volta in aeroporto, e la trovate anche da Tigotà, sono sicura perché l'ho presa lì, mi dicono anche acqua e sapone dalla regia, cioè voi, ed è comodissima perché questo formato lo potete portare in viaggio. Infatti questo non lo utilizzo a casa, ma ce l'ho appunto nel beauty, dove vado a pescare i prodotti per quando vado via, e quindi la porto sempre perché è una certezza. Quindi queste due le conosciamo. Quindi, dopo aver passato il dischetto di cotone, aver rimosso il grosso, non mi interessa che si rimuova tutto il trucco perché poi vado ad utilizzare un prodotto specifico, utilizzo uno di questi due che vi sto facendo vedere adesso. Il primo è di Ole Ericsson, che trovate da Sephora. Questa è la mini taglia perché faceva parte di un kit insieme alla crema viso. Comunque vendono la full size, che costa all'incirca 29,90 € sul sito di Sephora, ma anche in negozio. Si chiama Wonderful Double Cleanser. Praticamente abbiamo tra gli ingredienti olio d'oliva, olio di borragine e estratto di cassis. Che cos'è? È un prodotto che in crema, che strucca perfettamente il viso e allo stesso tempo deterge. Sarebbe, per farvi capire, la versione moderna e sicuramente più lussuosa della cold cream. Se non sapete che cos'è la cold cream, ve lo spiego velocemente. È un prodotto molto iconico, soprattutto in Inghilterra, anche in America. La più famosa è la Pond's Cream. Non so se avete mai visto quel vasetto di cold cream, quindi di questa crema struccante. Non è una... Da noi non si trova se non, ecco, adesso sotto forma di questo formato. Io mi ricordo che molti anni fa, ma tanti anni fa, non avevo ancora il canale YouTube, quindi tantissimo tempo fa, mi feci portare da un'amica che era andata in Inghilterra la classica Pond's Cream. È una texture alla quale noi non siamo tanto abituate, perché nelle nostre memorie, cioè se io penso alla mia infanzia, penso a mia mamma che si strucca, io vedo un latte detergente, mentre oltre manica vedono la Pond's Cream. È praticamente questa crema che va a struccare e allo stesso tempo deterge il viso. È questa di Ole, adatta a tutti i tipi di pelle. La cold cream classica nasce per delle pelli più secche, nasce per una pelle da normale a secca, una pelle che comunque ha bisogno di essere, tra virgolette, non aggredita con prodotti troppo asciutti. Quindi ero curiosissima, ovviamente, quando ho visto questa, venendo da quella memoria, di provare questa di Ole, e mi piace molto. Mi piace perché inumidisco i polpastrelli, non mi piace completamente asciutta, quindi inumidisco i polpastrelli, ne metto una noce, ma proprio, che ne so, 2 chicchi di caffè, per farvi capire la dose, e vado a massaggiare su tutto il viso. Dopodiché prendo il mio pannetto, che può essere il pannetto in microfibra specifico per il viso, oppure il muslin cloth, quindi il panno in mussola di cotone, o la konjac sponge, insomma qualsiasi cosa di pulito che ho sotto mano, e rimuovo tutto. E rimuove veramente tutto. Questa, secondo me, può piacere a chi non ama, cioè
ama la gestualità del burro struccante, che adesso vi faccio vedere, ma non la sensazione e la consistenza, perché non diventa mai burrosa, resta comunque sempre molto sottile la texture, nonostante appunto agisca molto bene. Il burro struccante che utilizzo, che ho in uso adesso, è quello di Clinique, il Take the Day Off Balm, famosissimo. Anche questo non ha bisogno di presentazioni, perché è praticamente un super burro denso da prendere, scaldare nel palmo della mano, massaggiare, e questo rimuove tutto. Strucca perfettamente anche il make up occhi. Io non lo amo sugli occhi, perché comunque non so, non sarò abile io, ma mi appanno la vista da morire. Anche qui strucco tutto, massaggio bene tutto, quindi diventa proprio quasi poi un olio, perché diventa molto trasparente. Prendo sempre o il panno di mucotone o quello in microfibra o là, e rimuovo. Dopodiché sono pronta a detergere il viso con un detergente, ma non ve li faccio vedere in questo video. I detergenti ve li faccio vedere nel prossimo video, perché vi parlo appunto sia di quelli che utilizzo la mattina che quelli che utilizzo la sera. L'ultima cosa vi voglio dire, e poi chiudo, così riuscirò a fare tutti i video molto veloci, sì, forse, e una tip da viaggio. Allora, io quando viaggio, e quando sto via anche un weekend oppure una settimana, non posso portarmi burro a comicellare, cioè la comicellare risolvo, porto via quella piccola, ma se devo scegliere preferisco portare un detergente piuttosto che il burro o insomma doppia detersione. Quindi che cosa vi consiglio di portare, che io adoro e mi trovo benissimo da anni? Le trovate su Amazon e sono queste. Sono delle salviettine di Olay, che in Italia è Oil of Olatz, ma Olay perché appunto arrivano dall'Inghilterra. Queste si chiamano Daily Facials e sono sono a base di acqua micellare ed estratto di aloe vera. Sono praticamente, io le devo anche ricomprare perché mi sono accorta adesso che stanno finendo, sono delle salviette asciutte. In realtà cosa succede? Le bagnate sotto l'acqua, le strizzate e sviluppano il loro detergente. Questo è uno struccante potentissimo. Io non lo inserisco nella mia skincare routine quotidiana, perché non amo le salviette per struccarsi tutti i giorni, non le amo proprio, e non le utilizzerei perché comunque, vi dicevo, mi piace utilizzare gli altri prodotti, quindi perderci tempo. Però quando si viaggia, si sta via poco tempo, cioè queste non occupano spazio, sono sottilissime, comode. Io faccio così, strucco gli occhi con l'acqua micellare, sempre il grosso con un altro dischetto di cotone, bagno, strizzo, passo su tutto il viso, rimuove tutto, risciacquo, fa una leggera schiumetta che rimane sul viso, e quindi con questo risciacquato vado a togliere la schiumetta e poi sciacquo il viso. Quindi il momento dello struccaggio è finito, ci vediamo alla detersione.